Eccoci tornati in diretta. Allora, con il nostro speciale elezioni 2022, ovvio che fosse così per analizzare questo voto che era tanto atteso, anche se evidentemente non tutti erano dell'avviso, visto che c'è stata un'affluenza decisamente in calo rispetto alla precedente tornata elettorale, anzi mai così bassa. Però di fatto il risultato è stato nettissimo, quindi la vittoria del centrodestra con il trionfo di Fratelli d'Italia che ha guadagnato il 26%. Allora, saluto Vittorio Feltri dalla redazione di Libero, direttore editoriale. Vittorio, buongiorno, bentrovato, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito. Allora, i sondaggi hanno sempre parlato di questa vittoria del centrodestra e soprattutto del trionfo di Giorgia Meloni. Te lo aspettavi così evidente? Partiamo da qui. Ma questo risultato era scontato anche perché i sondaggi già avevano dato delle indicazioni precise, soprattutto i sondaggi della Ghisleri, che era la più brava di tutti, e che addirittura aveva anche annunciato che probabilmente molti sondaggi erano sottostimati rispetto a quello che sarebbe successo alle urne. Comunque, nulla di strano, nulla di particolare. Sono anche soddisfatto che le cose siano andate così. Tra l'altro, già mi aspettavo anche il calo della Lega, perché Salvini ha commesso una serie di errori impressionanti negli ultimi anni e quindi era fatale che perdesse delle posizioni. Ne ha perse forse più del previsto, ma questo deve indurre i capi leghisti a cambiare registro, perché così non possono andare da nessuna parte. Dopodiché Berlusconi è riuscito a reggere, nonostante l'età, nonostante le fughe anche dal partito, però insomma tutto sommato il suo risultato è apprezzabile. Ok, ecco, Lega, direttore, hai già detto, però queste Lega e Forza Italia adesso sono Prego. proprio vicine, no? Forza Italia è già da un po', insomma, che non è in buonissime condizioni, ma la Non sento Lega. più niente. Mi senti, Vittorio? Vediamo se riusciamo a sentire. Dicevo, la Lega nella coalizione di centrodestra è la vera sconfitta, secondo te? Beh, ma non lo dico io, ma lo dicono i numeri. Non dimentichiamo che alle elezioni europee, le ultime, la Lega aveva raccattato il 34% dei voti, una cifra spaventosa. E ora che è arrivata sotto i 10, deve interrogarsi e fare un esame di coscienza e analizzare dove ha sbagliato. Dove ha sbagliato, io nel mio piccolo già mi ero espresso in questo senso, dicendo a Salvini che era assurdo uscire da un governo senza spiegare perché, e poi entrare in un governo analogo a quello che aveva abbandonato con l'aggiunta degli ex comunisti, e questo non poteva che sconcertare il suo elettorato. E poi, partecipando anche al governo Draghi, la Lega si è data la zappa sui piedi. I risultati oggi sono da vedere, bisogna prendere atto e cercare di eliminare gli errori che hanno portato al disastro. Il centro-sinistra invece, come lo consideri per centro-sinistra? Adesso analizziamo anche con insomma, le altre forze politiche. Beh, abbiamo già accennato al fatto che Di Maio, insomma, è stato uno dei super sconfitti. Il suo partito non ha raggiunto, no, ha preso l'1%, insomma, ma il centro-sinistra. Comunque, dove il PD resta il secondo partito italiano, però insomma ha avuto veramente questo distacco totale dal centrodestra. Anche questo te lo Certo. aspettavi, ecco, qual è la sinistra di oggi, Vittorio? Io me lo aspettavo, l'ho anche scritto, quindi non sto parlando a vanvera, soprattutto il mio non è il discorso del giorno dopo. Io ho capito da molto tempo che la sinistra è diventata un partito antiquato, che galoppa sui luoghi comuni, sul politicamente corretto, sulle questioni, diciamo, riguardanti gli omosessuali, tutte cose che al popolo interessano relativamente. Comunque il popolo ha bisogno di altre rassicurazioni, non di questo. Sì. Pertanto, il fatto che invece la sinistra abbia
perso quasi tutto il tempo preelettorale attaccando la Meloni, dandole dalla fascista, questi discorsi così scontati e stupidi, ha portato al risultato che ormai è sotto gli occhi di tutti. Quindi la sinistra deve rinnovarsi, soprattutto deve diventare un partito serio e non un agglomerato di gente che pensa alle stupidaggini anziché ai problemi degli italiani. Ecco, tu hai citato la parola fascismo, te l'avrei chiesto, insomma, non è solo la sinistra che evoca il fascismo pensando alla formazione di Fratelli d'Italia, ma abbiamo visto anche alcuni quotidiani stranieri, insomma, addirittura chi dice il primo governo di estrema destra dopo Mussolini, cioè, che voglio dire, però ti faccio commentare. Intanto Salvini sta parlando, insomma, tutti questa mattina ovviamente rilasceranno delle dichiarazioni in conferenza stampa, sarà interessante capire poi nei prossimi giorni come si susseguiranno queste informazioni. Appunto, fascismo in realtà, e poi ti aggiungo, perdonami, collegato al tema del fascismo, questo silenzio un po' assordante che arriva dall'Europa, cioè l'Europa non ha commentato la vittoria del centrodestra. Ma io penso che l'Europa sia un po' sconvolta da questo risultato elettorale, perché era abituata a considerare l'Italia non un'invitata ai tavoli di Bruxelles, ma una specie di sguattera che doveva semplicemente ubbidire e basta. Con la Meloni il gioco cambierà, la Meloni sarà naturalmente filo europea, ma vorrà avere un posto a tavola come tutti gli altri, cioè non vorrà essere tollerata. Quindi è chiaro che l'Europa in questo momento sia un po' spaventata, perché avere un interlocutore come la Meloni è molto diverso che avere come interlocutori, non so io, Gianni Letta, quella gente lì, insomma. Ecco Vittorio, prima adesso poi ti saluto direttore, ma diamo, ovviamente adesso dovranno iniziare tutte le operazioni per la formazione del governo, chiaramente avremo modo di evidentemente riparlarne, ma diamo già per scontato che sarà Giorgia Meloni la premier? Beh, questo mi sembra scontato, visto e considerato che lei è il leader del partito che ha stracciato tutti gli altri, quindi sarebbe addirittura, non dico una scorrettezza, ma quasi una vicenda comica che venisse scantata la Meloni, che è protagonista di una vittoria storica. Domanda provocatoria in chiusura, c'è chi dice che Mattarella non sarà molto per la quale per dare l'incarico di governo a lei. Ah, può darsi, però queste sono supposizioni. Mattarella dovrà osservare, diciamo, le regole del gioco, e le regole del gioco sono esattamente quelle che vorrei ricordare, cioè chi vince le elezioni, il leader del partito che praticamente si impone su tutti gli altri, ha il diritto di guidare il governo. Se poi non sarà capace di guidarlo, ci sarà l'opportunità di sostituirla, ma al momento è chiaro che è lei l'erede al trono. Ecco, ma perché fa così paura? Poi davvero ti saluto Vittorio, Giorgia Meloni, c'è paura tra virgolette. Ma paura di che poi? Non si fa paura della Meloni. Infatti non ci siamo mai chiesti perché, perché fa così paura? Non lo so perché faccia paura, io la conosco da qualche anno, ho con lei un buonissimo rapporto, è una persona civile, educata, pronta ad ascoltare e ovviamente anche a replicare, però insomma... Avere paura della Meloni significa veramente coprirsi di ridicolo. Grazie Vittorio Feltri per essere intervenuto da noi in questa mattinata importante. A presto, naturalmente, anche con la nostra trasmissione insieme. Ti ringrazio per la disponibilità. Grazie a Vittorio Feltri, direttamente da Libero.